Questo non lo so, però dico che se il Bari deve prendere altri tipi di scommesse, come l'anno scorso è stato fatto con Sforzini e con Greco, tanto vale dare fiducia a un prodotto, diciamo, interno. Quindi perché no? Perché Caputo non deve avere una chance di mettersi in mostra? Poi se possa diventare un giocatore di Serie A, io penso che ne abbia i mezzi, però tra il dire e il fare poi c'è sempre il campo di mezzo. Senti, i tifosi vogliono sapere se a noi piacciono le maglie, adesso lo diciamo, eh. C'è un amico in linea, pronto? Ciao Enzo, sono Antonio Gabari, saluto l'ospite Ciao, ciao Antonio, Antonio, ben ciao. ritornato, perché mi hai trovato, è importante vedere la tua presenza su tutte le Bari, Grazie, guarda, anche Christian e Enzo, Mirko hanno fatto molto accanto, diciamo, alla bene. fase offensiva del Bari, che io punto sempre sulla Sì. Serie A perché è importante fare gol, Sì. qualche buon centravanti tipo Piniglia, diciamo, per il Bari qualche altro rinforzo di peso, anche diciamo, Serve qualche un attaccante centravanti che secondo deve te al fare anche Bari? una Chiediamo stagione tipo Zampagna se non sta nemmeno in forma. ad Antonello, serve un attaccante di questo tipo al È un Bari? Rinaldo, come diceva Antonello, per il Bari, per la fase difensiva era buono. Poi un'altra cosa, insomma, per i ragazzi di 10 anni, come ci comportiamo? Devono pagare tutto l'anno oppure c'è un mini abbonamento da fare per quest'anno, Ma qua diciamo? leggo che non ci sono biglietti, non so se ci sono biglietti ridotti per la singola partita. C'è un abbonamento ridotto che, ripeto, costa 50 euro. A mio avviso, fai prima a comprare un abbonamento a 50 euro e quando vuoi Sì, portare il sì. ragazzino lo È porti allo bene stadio. sapere come ci dobbiamo comportare, Enzo. Devi andare a servizi sportivi e fare No, no, lo abbonamento. possiamo fare anche direttamente da Magari in Sport, tutto Anche potrebbe da. Anche, essere. sì, ciò che gli abbonamenti li puoi fare anche da Bari Point. E che Sì, noi sì. dobbiamo solo rinnovare. Sì, puoi andare, credo che non ci siano problemi. No. Ok, Enzo, buon Ciao, ciao lavoro. Antonio, ciao. Ma serve una punta, dipende da che punta è. Se è una punta superiore a quella che abbiamo, sì. Altrimenti io credo che se dovesse essere guarito perfettamente Kutuzov e con Castillo che finalmente farà la preparazione, il Bari possa avere un parco attaccanti di quella categoria abbastanza completo. È Diciamo chiaro che che non è un problema che il Bari deve porsi in questo momento come prioritario. Del resto l'investimento l'ha già fatto su Barreto per l'attacco, infatti, però è chiaro che se poi tu mi dicessi se al Bari servirebbe Maccarone, ti risponderei sicuramente di sì. Pronto, no? C'è un amico in linea, pronto? ciao, sono Gianfranco. Ciao Gianfranco, ciao. Io sono abbonato, io e mio figlio Sì, di 9 anni. sì. E ringrazio innanzitutto il Bari per aver fatto dei prezzi convenienti per i bambini, perché è importante per un Sì. genitore poter risparmiare qualcosa. E poi volevo sollevare due problemi, piccoli accorgimenti da far sentire domani al Sì. responsabile del Bari. Sì. Innanzitutto l'ingresso riservato agli abbonati, perché noi abbonati ci troviamo a fare code interminabili con persone che hanno il biglietto, che non hanno il Cioè biglietto. creare una corsia privilegiata per gli abbonati, Esatto, insomma. Eh? esatto. E poi il problema del campo, Cioè? del prato. Ah, che ogni anno. Che quest'anno se il Bari sta provvedendo Guarda, e io l'ho quindi. visto il campo, al momento però l'estate piena di ancora Appena arrivare, perché conciato. comunque è stata un'estate anche abbastanza, fino al momento, abbastanza, come Tiepida. dire, tiepida e comunque con delle piogge anche. Però il campo adesso è in buone condizioni. Ovviamente ci auguriamo che sia la stessa cosa all'inizio del campionato, ma credo che comunque sarebbe il colmo ripresentarsi con un campo in condizioni vergognose come è accaduto nelle ultime stagioni. Al momento io l'ho visto con i miei occhi, il campo è in buone condizioni. Speriamo che vada avanti così sino all'inizio del campionato. Stop, Antonello, la maglietta ti piace o no? Diciamo, non mi fa impazzire, ma più o meno la ritengo sullo stesso livello di quella dell'anno scorso. Io dico sempre che le maglie diventano belle se portate in caso di vittoria e sono Sono dimenticate legati ai se in caso ricordi e alle ai stagioni, ricordi. Anche se è secondo strana come maglietta, è una strana maglietta di calcio, me. È insomma. particolare, Infatti, io ne ho sì. una così, insomma, che porto in giro a passeggio, con il colore bianco e rosso con grande orgoglio. Ma già questo fa un po' Fa un po' discutere. discutere, però il mio fisico non è quello del calciatore. Grazie ad Antonio Grazie a voi, Raimondo, buon pomeriggio. grazie anche a voi. A domani con il bianco e rosso TV Sport. Ciao.